Qua con Stefano Conte, il mister della Goliardica, un risultato che lascia l'amaro in bocca, perché forse 2-2 era il risultato più giusto. L'amaro in bocca sì, perché abbiamo giocato direi alla pari contro la squadra che secondo me gioca meglio in tutto il campionato. Questa è proprio una squadra attrezzata, ben allenata, con delle idee, entrambe di gioco comunque visibili, una gran gamba, perché correvano a posto fino al 90esimo. Mi dispiace per questa puntata a 4 minuti dalla fine, che onestamente con un po' più di attenzione, ma devo dire che abbiamo anche speso tanto, siamo un po' innervositi su quel fallo di mano di Grosso, che i ragazzi dicevano già munito, poi ci stava la seconda. Sì, quello, il primo che ha fatto forse andava bene lasciarlo andare, il secondo era proprio volontario. Sì, devo dire la verità, non ho visto benissimo, ho visto però i ragazzi nervosissimi tanto per questa non decisione, e questo nervosismo forse ci ha portato anche a subire questa imbucata, no, quali sono entrati bene loro e hanno fatto 3. Dispiace, perché a 4 minuti dalla fine il pareggio secondo me era il risultato più giusto, però è andata così. Bene, comunque ho visto una squadra tonica. Sighieri ormai sembra integrato e incomincia a fare la differenza. Davide è l'ho detto settimana scorsa, è un gran bel giocatore. Un gran bel giocatore che gli manca un po' i 90 minuti, quindi alla fine faticava un po' di più. Noi da lui dipendiamo parecchio e vorrei che dipendessimo anche meno, ma questa è una sua caratteristica, quindi diventare l'accentratore. Dovremmo cercare di fare giocate che presuppongono anche la sua non presenza, ribadisco, lui quando tocca palla inventa sempre qualcosa, marcato oggi molto bene dall'Atletica, lo hanno limitato per quello che ha potuto fare al primo tempo, ha fatto un grandissimo tempo. Ok, grazie a mister Conti e buon Natale da Settimana Sport. Grazie a te tanto.